Buonasera, eccoci qui. Questa sera parliamo di un libro che Edizioni Psiconline sta per pubblicare e rendere disponibile in tutte le librerie, sia quelle fisiche che quelle online, Amazon, IBS, Feltrinelli. Un libro molto particolare su cui la nostra casa editrice ha deciso di puntare in maniera molto concreta perché lo riteniamo un libro che segna per noi come editrice di psicologia gestita da psicologi, segna una pietra miliare nel nostro lavoro. Partiamo dall'idea di dare un'impronta alla professione di psicologo in Italia attraverso questo volume. Vi sto parlando ovviamente del manuale di deontologia degli psicologi di Catello Parmentola e di Elena Leardini. Lo vedete qui in questo momento nella vetrina di Amazon perché il libro è già disponibile ed è prenotabile in questo momento presso sia le librerie fisiche che le librerie online. Voglio spendere due parole soltanto per farvi conoscere gli autori del volume. Poi saranno loro stessi invece a parlarvi del contenuto del volume, rispondendo a quelle domande che io proverò a fare loro. Catello Parmentola è un dirigente psicologo presso l'ASL di Salerno, è un clinico epistemologo. Ed è stato tra gli estensori del codice deontologico degli psicologi italiani. È stato a lungo impegnato presso diverse commissioni del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi e a lungo è stato docente presso università e scuole di specializzazione. È autore di innumerevoli pubblicazioni deontologiche, cliniche ed epistemologiche. Vive ed opera a Salerno e per noi è stato davvero un piacere che accettasse di scrivere insieme ad Elena Leardini questo volume che, ripeto, è per noi decisamente importante. Elena Leardini è avvocato, ha una specifica formazione in diritto di famiglia e diritto minorile, è stata ed è consulente legale per la deontologia degli psicologi presso diversi enti pubblici e privati, e svolge attività didattiche di docenza anche in ambito accademico. Ha partecipato a vario titolo ad importanti iniziative editoriali ed è a sua volta autrice di articoli e pubblicazioni in materia deontologica. Come avete avuto la possibilità di ascoltare da quello che vi ho detto, abbiamo davanti due persone che la materia la conoscono, la masticano quotidianamente, la possiedono fino in fondo ed è questo quello che ci ha spinto a creare insieme a loro, a volere da loro, quella che è stata la pubblicazione che andremo a presentare. Il manuale deontologico degli psicologi ha una sua caratteristica, e la illustro velocemente e poi mi fermo per non rubare spazio agli altri. Ha una sua caratteristica particolare e diversa da tutto quello che finora è stato pubblicato in Italia per quanto riguarda la deontologia. Finora ci sono stati commentari, libri che hanno preso il codice, lo hanno sviscerato, lo hanno commentato e lo hanno in qualche modo esplicitato ai lettori o ai professionisti. In questo volume l'impostazione è completamente diversa. Non si parte dagli articoli del codice. Si parte dai problemi del quotidiano, che qualunque professionista psicologo può incontrare nella sua operatività continua e costante. E da quello che lo studente
il professionista delle prime armi può trovarsi di fronte e aver voglia di capire, di comprendere. Si parte dalla domanda che chiunque si potrebbe porre e da lì si risale agli articoli del codice per spiegare il motivo, il perché, il per come. E quindi sostanzialmente arrivare alla fine ad una esplicitazione, scusatemi, della regola deontologica. Pongo la domanda agli autori: perché questa impostazione? Come mai questa particolarità così importante e così significativa? Credo che in realtà, forse, per carità, questa è una caratteristica condivisa anche da tanti altri professionisti, però noi in particolare abbiamo vissuto sul campo quelle che possono essere appunto le problematiche che si vengono a creare nell'esercizio dell'attività di psicologo. E quindi, proprio perché avevamo già, diciamo, scritto in maniera più teorica, è quella che la nostra ambizione è soprattutto quella di far arrivare il senso della norma deontologica e di conseguenza di poterne apprezzare proprio la possibilità di entrare come pensiero deontologico all'interno dell'agire quotidiano. Senza una ricerca però di soluzioni facili, non ci sono ricette facili quando si opera in un settore così particolare e delicato come quello della psicologia, che poi ha come finale destinatario il soggetto e quindi entra, no, nella vita privata e familiare di questo soggetto. Non ci sono soluzioni facili, tuttavia, riuscendo piano piano a sviluppare, partendo dalle ragioni, dei fondamenti di una regola, e quindi non prenderla semplicemente nel suo aspetto generale astratto, e quindi partendo da quei fondamenti, riuscire a, come dire, ad appropriarsene in maniera più profonda, in modo che possano poi, come dire, esplicarsi in maniera quasi spontanea poi nel momento in cui lo psicologo si trova a dover prendere delle decisioni nell'interesse naturalmente quindi del destinatario della prestazione. Se posso, ecco, così. Se sono riuscita un po' a sintetizzare, però volevo sentire Catello a questo proposito. Sì, sì, per esercitare ad un pensare deontologico che c'è sempre stato storicamente dietro la formulazione della regola, dell'articolato, ma che in qualche modo era sempre andato perduto, perché c'era tutta questa riflessione epistemologica, clinica, professionale, giuridica, però poi si arrivava all'articolato, passava istituzionalmente attraverso gli ordini regionali, poi il COP deliberava, eccetera, e tutto quello che c'era dietro è sempre andato un po' perduto in qualche modo. Qualche cosa della storia, anche dei protagonisti di questa vicenda del codice deontologico e della edificazione della prima deontologia degli psicologi, è stato un po' scoperta, un po' recuperata per certi aspetti nel 2018 in occasione del ventennale, però per il resto ha trovato spazio in altre sedi, magari lezioni, altri ambiti, però a livello pubblicistico è stata sempre una cosa in qualche modo smarrita per strada, e quindi c'era anche un piccolo rimpianto al riguardo, no? E anche la voglia in qualche modo di esporre tutto quello che c'era dietro in termini di riflessione deontologica dietro la formulazione dell'articolato. E diciamo così, le pagine di questo volume hanno dato la possibilità in qualche modo anche di risolvere, no, questo tipo di torto intellettuale. In qualche modo è stata anche una bella soddisfazione, no, esporre tutto questo, e nell'esporre il nostro esercizio al riguardo in qualche modo abbiamo esercitato anche, speriamo di esercitare anche, il pensare deontologico di chi ci legge. Quindi sostanzialmente quello che mi stai dicendo è che voi avete cercato di prendere per mano il professionista di fronte al suo problema,
e fargli comprendere appieno quello di cui si parla, quello di cui si tratta, come è nato, come si è sviluppato, quali sono le motivazioni che lo sottendono, così che lui possa diventare in qualche modo interprete diretto della norma stessa e in qualche modo quindi conformarsi a quella norma vivendola come parte di sé, da un punto di vista ovviamente professionale. Quindi la differenza, ripeto, rispetto alle altre scritture su questo argomento è sostanziale, è davvero un'altra cosa. Sì, anche perché tra un altro dei motivi che ci hanno spinto a curare questo aspetto è che, come specifichiamo anche nel manuale, nella nostra esperienza la stragrande maggioranza anche dei procedimenti disciplinari sono stati aperti nei confronti di iscritti che non è che si sono messi lì scientemente e hanno voluto violare la norma deontologica. Purtroppo l'errore professionale è un rischio non del tutto eliminabile nella vita appunto dell'attività e nel quale appunto si incorre soprattutto in quelle situazioni dove non è che c'è un comportamento giusto e un comportamento sbagliato, per cui no, hai facoltà. In tantissime situazioni professionali lo psicologo veramente si ritrova a dover scegliere tra due opzioni, se non altro dal punto di vista astratto, entrambe giuste. Adesso non possiamo entrare nel merito, ma pensiamo solo all'enorme dilemma tra il rispetto e la difesa del segreto professionale, in quanto significa difesa dell'alleanza, dogma quasi, no? Per lo psicologo che vuole veramente riuscire a instaurare una relazione di fiducia con il destinatario della prestazione, e dall'altro la ricorrenza di determinate norme del nostro ordinamento giuridico che invece gli impongono come obbligo quello di segnalare, denunciare o refertare una determinata situazione che appunto ha stretta attinenza con il proprio assistito. Sono due realtà entrambe giuste. Allora, a quel punto dov'è che si può trovare la soluzione? Non certo nella mera lettura della norma, della singola norma, perché in realtà, anzi, in quel caso veramente si rischia l'impasse, ma la soluzione va trovata. Ronald Francis, mi piace sempre citarlo, un famoso autore di etica degli psicologi, diceva devi trovare la soluzione creativa, che non è la soluzione così pittoresca o artistica, siamo sempre comunque dei professionisti e in particolare gli scienziati. Deve essere una soluzione che riesce, partendo dal dato normativo, che può essere sia quello deontologico e quello giuridico, ma soprattutto passando per la più corretta regola deontologica e comprendendo la ratio di una e dell'altra, esaminando il contesto, riesce quindi a trovare quella che è la soluzione più adatta al singolo caso concreto, perché poi sostanzialmente è quello che si vuole andare a comporre. Abbattere completamente il margine di rischio? No, noi non possiamo assolutamente, neanche vogliamo suscitare una tale aspettativa. Ma sicuramente nel momento in cui si sviluppa una maggiore competenza in ambito deontologico, in questo senso, nel senso di sapere meglio sviluppare un pensiero deontologico, noi abbiamo avuto modo proprio anche oggettivamente di rilevare che ne beneficia tantissimo non solo la qualità della prestazione professionale in sé, ma anche e soprattutto la serenità, la maggiore serenità con cui il singolo professionista può agire nel suo quotidiano professionale, ovviamente. Adesso tu cosa ne pensi? Sì, ci sono vari aspetti. Intanto che una regola meglio compresa in qualche modo può essere meglio accettata e in qualche modo anche meglio applicata. E poi c'è anche una quota di ricaduta identitaria, perché
se si comprende che quella regola deve essere così proprio perché siamo psicologi, facciamo un particolare mestiere che si deve svolgere in un particolare modo, allora la regola stessa in qualche modo è tutt'uno, no? Con i nostri termini identitari, con i termini identitari del nostro esercizio professionale. Vi faccio una domanda, direi per certi versi provocatoria. Ovviamente la faccio da editore, quindi nel mio precipuo interesse, ma perché uno psicologo alla fine dovrebbe comprare il vostro libro? In parte, scusa Elena, distinto, in parte... In parte sai che anch'io mi fido del tuo istinto. In parte abbiamo già risposto, perché in qualche modo tutte le premesse epistemologiche, i flussi epistemologici, anche nella loro poeticità, emozionalità, suggestione, per la prima volta trovano, come dire, uno spazio adeguato. E poi accanto a questo ci sta tutta la dimensione delle indicazioni giuridiche, sempre molto, molto precise, dettagliate, mirate. Però scusami se ti interrompo. In realtà tu sai meglio di me, non fosse altro che perché di queste cose ti occupi da anni, che anche i libri che sono stati pubblicati in precedenza da altri editori, scritti da altri autori, comunque possono avere quelle caratteristiche informative che possono essere utili allo psicologo. Perché invece questo è un libro che ha un suo posto, io direi quasi d'onore, nella libreria o nella biblioteca di un professionista che si occupa di psicologia? Sì, l'avrei detto. Intanto... L'informazione sì, fra l'altro in molta pubblicistica a riguardo siamo stati anche personalmente coinvolti, sia io che Elena Leardini. L'informazione sì, però ecco, quella quota di premessa epistemologica, culturale, eccetera, non ha trovato uno spazio adeguato, proprio perché il mandato editoriale era di tipo diverso. Della seconda cosa, anche sugli aspetti giuridici, ho detto, e la terza cosa, credo che, forse non a caso si chiama manuale, risponde molto di più alla logica della pronta consultazione. Consideravo negli ultimi giorni che persino nel colore e nei caratteri molto chiari sul dorso sembra concepito apposta per essere preso a volo, no? alla bisogna. Quindi direi tutte queste cose qui assieme. È molto manuale nell'organizzazione delle voci, è molto manuale nell'organizzazione del glossario, e però, diciamo così, il numero di pagine ha consentito di liberare molta riflessione sul versante psicologico e culturale e poi sul piano di tutte le indicazioni giuridiche. Certo, non per niente lo abbiamo inserito nella nostra collana che si chiama Strumenti, perché tecnicamente è uno strumento di lavoro quotidiano. Elena, sì. Volevo porti una domanda specifica. Perché da avvocato è così interessante occuparsi di deontologia degli psicologi? Cosa ti ha spinto a fare questo tipo di scelta? Io in realtà... sono già più di 20 anni che me ne occupo e inutile dirlo, tutto nacque da... io già ai tempi della tesi mi interessavo di questi aspetti, poi occupandomi di famiglie minori, naturalmente mi ero avvicinata molto a autori come Luisella De Cataldo, Neuburger e tanti diversi altri. Per cui in realtà fin già da allora mi ero resa conto di quanto e come potesse giocare un ruolo importante, molto significativo, la figura dello psicologo o anche dell'assistente sociale, perché all'epoca poi mi occupavo anche di altri settori e avevo avuto modo appunto di verificare
Ci sono certe figure, come lo psicologo, dove entrano molto nella vita privata e familiare delle persone, e i diritti a questo punto che vengono sollecitati sono veramente, l'aspetto giuridico è molto importante e molto sollecitato. Per cui da sempre ho sempre avuto grande rispetto per questa figura. Al tempo stesso, già fin dai tempi della tesi, appunto, mi ero interessata di questi settori e avevo potuto toccare con mano anche tutta una serie di problematiche, di difficoltà, di rischi anche nella gestione professionale di determinate attività. Dopodiché, poi come spesso può avvenire anche per caso, seppi all'epoca che l'ordine degli psicologi cercava un consulente giuridico da affiancare e mi sono naturalmente proposta. Ma quello che poi in realtà ha fatto scattare la scintilla decisamente è stato che proprio già fin dagli esordi ho avuto modo di poter collaborare con l'allora coordinatore della commissione deontologica, che aveva già una visione che poi io, come dire, ho adottato, la visione del il diritto che non va a dire allo psicologo cosa deve fare, ma è lo psicologo che spiega la migliore regola metodologica al giurista, e questa viene declinata poi in termini giuridici al fine poi di trovare una giusta soluzione di quelle che sono effettivamente tutte queste problematiche che ruotano attorno alla figura dello psicologo e in particolare nella sua attività professionale, anche perché veramente, cioè, lo psicologo ormai è impegnato in ogni settore della vita sociale e di conseguenza il suo operato può avere grosso impatto sulla vita privata e familiare delle persone. E quindi qui il diritto per chi come me ama il diritto, ama i diritti e la difesa e la tutela dei diritti, e questo, cioè, voglio dire, è stato amore a prima vista, non so come dirti. Poi naturalmente in tutto questo, proprio perché io ritengo che il cuore non basti quando ci si occupa di queste cose, mantengo naturalmente sempre una mia lucidità e fede al mio ruolo di avvocato, però devo dirti che mi supporta e una grande passione per questa materia in particolare, ma devo dire anche e soprattutto per la professione dello psicologo in particolare. Certo. Ascolta, o meglio, lo dico a tutti e due, è importante che in questo libro noi ci si sia trovati di fronte a, come dire, attestazioni di stima importanti. C'è una prefazione di David Lazzari, che è l'attuale presidente del CNOP, c'è una prefazione di Jus, che è uno dei maggiori esperti da questo punto di vista in Italia, psicologo. C'è la prefazione di Danovi, che è uno dei avvocato, che è uno dei maggiori esperti di deontologia in Italia. Quindi è un figlio che nasce con molti padri nobili, oltre gli autori stessi. Padri che hanno usato frasi del tipo, leggo una frase di David Lazzari: credo che questo lavoro troverà grande interesse nella comunità professionale perché offre una nuova prospettiva sulla deontologia e contribuisce ad un confronto importante e necessario. Questo perché la crescita di una professione è legata alla sua consapevolezza deontologica, al continuo dialogo tra progressi scientifici ed operativi, nuove evidenze e nuove sensibilità sociali e prassi deontologiche. Allora, leggere queste frasi rende personalmente orgoglioso, rende me orgoglioso come editore, ma immagino che renda orgogliosi anche voi come autori. Che mi dite? Diciamo che una delle cose belle di questo volume è che in qualche modo prima, attorno, in qualche modo
ci sono state tante persone, è stato in qualche modo diretto o indiretto fatto da tante persone, veramente è molto partecipato in termini di comunità professionale. Intanto, piccolissima storia, no? Tutto nasce da un editore che chiede di commentare settimana per settimana, una alla volta, gli articoli del codice, e questo editore era anche uno psicologo, quindi Luigi Di Giuseppe, quindi tu. Poi ho scoperto quasi per caso, perché non sono bravissimo in queste cose, che questi articoli erano letti ogni settimana da centinaia e centinaia di colleghi, come se si descrivesse una domanda implicita, no? A continuare dal punto di vista pubblicistico questa avventura. E poi, insomma, la decisione con Elena di proseguire, raccogliendo tutti gli articoli in volume, poi è diventato anche altro, perché oltre alle voci corrispettive degli articoli si sono aggiunte altre voci, e poi l'idea, soprattutto di voi due, del manuale, soprattutto di voi due anche del glossario, insomma, e poi tutte queste persone importanti che hanno partecipato, no, tra prefazioni, presentazioni e tifo, Mario, eccetera. Praticamente è stato scritto da noi due, ma sembra quasi che sia, come dire, un parto, no, di un tempo professionale, di una comunità professionale, eccetera. E questa è una cosa che mi sembra molto bella, mi emoziona molto, al netto anche, no, di quanto possa emozionarmi il coinvolgimento e le belle parole, no, delle persone che hai evocato. Infatti un piccolo cruce che avremmo voluto continuare, no, con questo senso molto comunitario. Adesso gli andamenti epidemiologici forse frenderanno un po' questo aspetto, no, rispetto all'incontrare, andare in giro, le presentazioni, la festa, eccetera, proprio perché avrebbe avuto un particolare senso al netto dei discorsi, come dire, di promozione, proprio perché era estremamente coerente con tutto il modo in cui questo volume è stato pensato ed è stato portato avanti. Però, insomma, non mancheranno comunque poi magari in tempi diversi le occasioni anche per questo. Certo. Siamo posso aggiungere? Scusami, ti interrompo. Allora, vorrei... sono molto felice di questi riconoscimenti, a livello personale in maniera particolare. Presidente dell'Ordine Nazionale, Gius, e poi ovvio anche per me come avvocato, naturalmente, il maestro Danovi, per me è veramente stato un piacere enorme. A maggior ragione, tenuto conto che quello che il manuale sostanzialmente, almeno lo spirito con cui io ho partecipato nella mia parte alla scrittura di questo libro, credo che sia lo stesso anche di Catello, ma ovviamente sicuramente vissuto in maniera diversa, però per me come avvocato è proprio quello di sottolineare e portare in luce gli aspetti di quello che sostanzialmente è il plus valore che la figura dello psicologo può portare all'interno della società, e quindi valorizzarne gli aspetti, il ruolo, anche le difficoltà, anche i dilemmi etici ai quali spesso la professione di psicologo può forse essere posto di fronte, perché ritengo che effettivamente ci sia tempo ormai di rendere merito a una professione che credo che per troppo tempo abbia comunque un po' subito l'ombra di altre professioni considerate più accreditate o più strutturate. Per cui
Ecco, devo dire che da un lato l'ho vissuto, ribadisco, personalmente con immenso piacere e forse magari questa cosa mi ha creato anche maggiore ansia di prestazione perché voglio dire ci terrei molto a far bene il mio lavoro ma sono sempre un po' ipercritica nei miei confronti. Però a maggior ragione in maniera molto più serena e mi ha riempito di gioia perché comunque è un riconoscimento che secondo me più che al manuale viene anche dato e attribuito alla comunità professionale degli psicologi ai quali poi questo manuale è dedicato. Ma come psicologo non posso far altro che ringraziarti di questa fiducia, di questa stima nei confronti della professione perché dopo aver dedicato una intera vita a far emergere la mia professione, la vedo finalmente apprezzata ed è importante. E credo che abbiamo preso davvero troppo tempo a chi ci sta seguendo, per cui vorrei avviarmi verso una rapida conclusione. Però prima di concludere, alcuni dati che sono decisamente significativi. Il manuale consta di 436 pagine, quindi è un mattone serio, è diviso in due grandi parti. La prima è totalmente dedicata a 48 aree di studio, dove viene specificato in maniera puntuale tutto quello che può essere interessante per la professione di psicologo in relazione al codice deontologico e una seconda parte composta da un glossario con ben 79 lemmi che in rigoroso ordine alfabetico spaziano da ambito di applicazione per arrivare a concludersi con vita privata. È un libro importante, è un libro che, come abbiamo detto, non può non essere presente sulla scrivania, non sulla libreria, sulla scrivania, perché è un libro di quotidiana consultazione per chi opera sia da un punto di vista clinico che da un punto di vista formativo che da un punto di vista culturale nel campo della psicologia. È un libro importante. Chi lo avrà fra le mani e lo sfoglierà potrà rendersene immediatamente conto, ben oltre le parole che noi possiamo spendere oggi qui in questa presentazione. Perché poi io parto dal presupposto, avendo una forte praticità nelle cose che faccio, che le cose bisogna toccarle con mano, sentirle esprimere è importante, ma concretizzarle dà un altro senso alle cose stesse. Quando dico queste cose, molti mi dicono: ma come? Come psicologo tu dovresti essere abituato a lavorare con le parole. Ma per me le parole sono macigni e quindi hanno un peso concreto, reale, che si misura nel quotidiano, in quello che si fa tutti i giorni. Questo libro è davvero una pietra fondante per la professione di psicologo in Italia. Io mi sento di consigliarlo a tutti e non perché sono l'editore, ma perché sono uno psicologo che si occupa quotidianamente di psicoterapia. Ringrazio Elena Leardini per il grande contributo che ha dato, Catello per la sua estrema disponibilità. Permettetemi però anche di togliermi un sassolino dalla scarpa. La prima volta che ho detto a Catello facciamo una cosa di questo genere, Catello mi ha detto ma no, dai, è sempre la stessa roba. E invece è venuta fuori una realtà completamente diversa. Meno male che mi ha dato ascolto e questo me lo deve riconoscere perché è importante. Posso solo invitarvi ad andare in libreria o a prenotarlo o ad acquistarlo e poi fateci sapere che ne pensate perché io credo che nessun autore e nessun editore
abbia più piacere dalle cose nel momento in cui qualcuno gli dice che sono state fatte bene o anche sono state fatte male, perché anche se sono state fatte male ci sono ambiti e spunti di miglioramento, e credo che tutti in qualche modo come obiettivo si abbia questo, cioè di migliorarci continuamente. Faccio velocemente a Edoardo: gli esami non finiscono mai, e questo è un esame che noi vogliamo superare insieme a voi. Grazie per la vostra disponibilità, grazie Elena, grazie Catero. Grazie a te. Di cose come queste io credo ne faremo ancora tante, per cui aspettateci. Buona serata a tutti. Buonasera. Ciao, buonasera. Grazie.